Amori miei, continuiamo con le nostre missioni secondarie ad Assassin's Creed Brotherhood. E questo sarà un video piuttosto lungo perché ci saranno 6 agenti templari da assassinare. Questo è esattamente il primo. Madonna. No, non ho già sofferto abbastanza. Non oserei toccarvi. Che è successo qui? Auguste, il mio caro marito è convinto di possedere l'intero quartiere. Gliel'hanno dato i Borgia. Un tempo creava le insegne delle botteghe del rione. Adesso affigge le menzogne dei Borgia. E fa male a chi protesta. Come voi. Dove si trova? Poveraccia, l'ha distrutta. Ma forse so come attirarlo fuori. Conto a propaganda, uccidi il bersaglio con la lama celata. Ovvero? Tirate giù i cartelli che affisso per tutto il rione. A posto. Il suo orgoglio lo farà reagire. Peccato, volevo usare tipo gli assassini per ogni cosa, però va bene. Ok, sappiamo sti manifesti di Agustin. Chi cazzo sei? Sono molto simili a quelli di Ezio. Il rumore che fanno quando li strappa è lo stesso. Allora, sono 5. Uno è già stato strappato. Il secondo credo sia oltre il muro. Esatto. Qua. Merita un trono speciale all'inferno. Non capisco. Poi. Di qua, giusto? Sì. Porta pinciana, praticamente, altezza sarà Villa Borghese, che dovrebbe essere più o meno Villa Borghese, però diciamo che c'erano le mura una volta. E then si fa così. A posto, grazie. Manca l'ultimo che lo attirerà fuori. Ed ecco qua proprio la nostra torre degli assassini. Che cazzo ci fanno i templari? La torre degli assassini lo devo ancora sapere. Aspetto la cazzina. Chi ha tirato giù i miei cartelli? Lo voglio morto! Oh, lama celata. Beh, ho ucciso anche gli altri, però vabbè. Requiescat in pace. Niente discorsi, solo requiescat in pace. Perfetto, primo agente templare su 6 se ne va, così. E qua finiranno il lavoro i miei assassini, 100% contro propaganda. Anzi, se ne sono anche dileguati, quindi perfetto. Devo solo strappare il manifesto e poi andare avanti. Eccolo qui. E andiamo avanti, ragazzi. Secondo agente templare. Giù! È ancora là fuori! Chi? Uno dei cani dei Borgia! Abbiamo provato a resistere. È entrato in casa! E si è messo a sparare! La mia piccola Anna, lei è... Devo tornare. Uno solo. Lascia fare Ezio. Sarà facile da eliminare. Non potrà essere preciso. Diavolo! Ci ucciderà se restiamo qui! Sentite, io corro verso l'altra colonna per distrarlo. Aggiratelo! Ucciderò con la macellata, vero? Entro 45 secondi. Dio mio. Adesso basta. Ma l'ha preso? Entro 45 secondi significa fare questo. Non ho paura di niente io. Brutto bastardo.
Là, addosso! Merda! Ah sì, quella faccia starebbe bene in cima a una picca. Non preoccuparti, lo prendo. Teso, l'ho fatta. L'ho fatta al 100%. Requiescat in pace. L'ho fatta, non mi puoi dir di no. Oh yes, linea di tiro. Chiamiamo chi di dovere per fare fuori questi. Perfetto, firing line, linea di tiro completata. Siamo 2 su 6. E proseguiamo andando qua. Cioè, avessi un ingresso alle gallerie vicino, invece ciccia. Va bene, prima cerchiamo di strappare il manifesto in modo da essere tranquilli, perché tanto qualsiasi cosa fai poi ti si ritorce contro. E allora facciamo così e andiamo dal prossimo agente templare. Ma non il cavallo, cazzo. Sei messa fra ubriachi. Era la tua bancarella? Sì, mi hanno distrutto tutto. Chi è stato? Tuo padre. Ho gareggiato contro il suo cavallo alle corse e ho commesso l'errore di vincere. Voi però, tutti parlano di voi, di come contrastate gli uomini dei Borgia. Donato esige che vada a trovarlo da solo. Temo voglia uccidermi. Uccidi solo Donato Mancini. Corre al Circo Massimo. Ok, vabbè, quello stesso Circo Massimo è molto vicino. Dove posso trovarlo? Grazie a Dio! Mi aspetta al Circo Massimo. È lì che si tengono le corse private. Uccidi Donato Mancini. Più che uccidi Donato Mancini, è uccidi solo Donato Mancini. That's the problem. Però ce l'abbiamo fatta la missione scorsa, quando era che con Rifugio Templare, che abbiamo dovuto uccidere solo, anzi non potevamo uccidere, vai. Più di due, come si chiamano, minatori. E oggi uccidiamo solo Donato Mancini. Davanti a San Paolo, fuori la cura per tutti i campioni dei... Questo è il Circo Massimo, cioè si riconosce lontano un miglio, più che altro dalla forma. Donato Mancini è quello là, quindi ci si arriva a cavallo e si fa il nostro dovere. Fermatelo! Boom! Raga, ma questa è maestria pura! Questa è maestria pura! E qui escati in pace. Questo, cioè, è la perfezione! È la perfezione! Vai a cagare tu le tue gare clandestine, vai! Vai, vai! Fuggi da questa zona. Chiamo anche gli assassini in modo che facciano il loro dovere, compiano ciò per cui sono, credo, pagati. Via, via! Ma voi assassini dovete fare il vostro dovere. Perché mi stai inseguendo se vi ho chiamato? Che palle! Voglio vedere la battaglia, scusate. Tutto bastato con quei pugni addirittura. Godo. Bene, 800. Grazie, assassini. Molto gentili. E il 3 su 6 è andato, tranquillamente parlando. Oh, che bello, me l'hanno messo qua. Ah, sì, grazie mille. E quindi il prossimo sarà qui. Rimuoviamo
Ancora una volta, manifesti. Aspetta, lì per terra. Per una volta che è per terra, vado per aria, fantastico. E dove sei? Che palle, dall'altra parte. Vabbè, con la rincorsa dovrei farcela. Yes, eccolo lì. Fa la tomba a qualcuno. Vi prego, non chiamate le guardie. Avrebbe voluto essere seppellita qui. Vostra moglie? Avrebbe dovuto diventarlo. Che è successo? Aveva una bottega alla Colonna. I Borgia si sono impadroniti del quartiere e lei si è rifiutata di chiudere. Hanno che stronzi. Con due coltelli nella schiena. Donna di spade. Uccidi bersaglio con la lama, ce l'ha ancora. Ho sentito di una donna che accetta incarichi simili dal Duca Borgia. Si aggira presso le terme. Andate prima che qualcuno vi veda. Trova Lia De Russo. È di qua. Possiamo fare così. 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 E via. Non mi può togliere vita per questo. Cavallino cavallonzo. E via col vento. Rimango sul cavallo perché così tutto ha un senso ed è più semplice. Anzi, col cazzo che rimango sul cavallo, se no travolgo tutti e faccio un casino. Fatto bene a scendere, ho fatto benissimo. Grazie per avermi dato limiti di tempo. Di puttana, chi ti manda? Chi mi manda? Tuo padre mi manda. Vattene via! Ora! Come cazzo raggiungo sta zoccola qua, ragazzi? Smettila di seguirmi! Eh no, aspetta, che ora che me l'hai detto te smetto davvero. Adesso ti raggiungo, vedrai. Figlio di puttana! Chi ti manda? Tua madre. Boh! Vai! 4 su 6 fatti. C'est parfait. Requiescat in pace. Un altro agente templare si toglie da coglioni, proprio detto in maniera senza veli, senza mezzi termini. Un'altra vittima delle lotte fra fazioni. Già, un'altra vittima che è andata a rompere i coglioni ingiustificatamente ad altra gente. E questa poi gli ha girato al culo e si è intervenuto. Ne mancano due, uno è al Colosseo e uno è a Trastevere. E allora è lì che andremo. E vi sarà dato. Perché come tratterete il prossimo? Trattati. Dica. Come sono morti questi uomini? Hanno criticato le abitudini di Fraristoro e sono morti. Fraristoro. Anche tu lo critichi? Non temi la sua ira? Un uomo privo di tutto non ha nulla da temere. Io sono rimasto fedele ai miei voti. Ho rimesso la mia vita nelle mani di Dio. Deus auscultat. I tuoi voti ti impediscono di agire, così cerchi qualcuno che possa farlo per te. Comprendetemi, io non posso uccidere. Chi lo dice? Uccidi Fraristoro con un assassino in volo. Sto qua, avevo un ristorante, Fraristoro. Proprietario della cantina de Roma. Della sfiziosità. Scortato da guardia. Una vineria, qualcosa, ristoro, non lo so. Vabbè, scherzi a parte. Fraristoro non farti... No, lo sapevo. E come tratterete il prossimo, così sarete trattati. Qua sicuramente ci sarà qualche problema, però era pronosticabile. Dopo 4 missioni, praticamente una più semplice dell'altra, ripeto, tolta la seconda che mi ha inquietato un po',
o almeno mi ha messo un po' di paura, mi ha dato un po' d'ansia. Le altre ragazzi, cioè, parliamone. By the way, mo va trovato però. Io farei una cosa. Non devo farmi individuare, però posso fare questo. Ma cosa gli vuoi fare a lui? Grazie. Anche lui, grazie. Bersaglio individuato. Là! Assassino in volo, 5 su 6. A posto. Requiescat in pace. Raga, più easy di quel che pensassi. Poi con gli adepti che ci uccidono, gli arcieri, ancora più molto easy. Ancora più molto non si dice, ma in questo caso doveva enfatizzare la facoltà di questa missione. Dove sei? Sei su, vero? Yes. Attenta. Più di una volta sono caduto dai tetti. Aspetto il mio Lance. Quassù? Mi ha lasciato dopo la morte del nostro bambino. Si è unito alla banda del 100 occhi. Che stronzo. Spingendo la gente dai tetti. Io rispondo che non ci credo. Invece, ci credete? Sì. Cosa gli direte se tornerà? Mi getterò. Perché dovreste pagare voi per i suoi crimini? La mia morte gli ricorderà l'uomo che era un tempo. Però non gliene frega un cazzo, comunque. Uccidi bersaglio con la macerata e ridai. Sacrificio. Dov'è Lance? Quassù, da qualche parte. Non vi turberà più, Madonna. Trova Lance, non è proprio quassù. È un po' più là. Shh, zitto, mica com'è schizzato il sangue. Non puoi stare qui. Me ne vado tranquillo. Diavolo! Dov'è? È lui. Che bravo. Bastardo! Sei su sei, tutti al 100%, tutti al primo tentativo. Chef Kiss, ragazzi. E qui escati in pace. Ciao Lance. Ciao agenti templari. Almeno il 3-4% di storia l'ho guadagnato con queste missioni. Perché da Assassin's Creed Brotherhood ci sono più missioni secondarie che primarie. Abbastanza divertente la cosa, ma purtroppo vera. Bersaglio ucciso. Agenti templari eliminati. In mezz'ora abbiamo fatto tutto.